ma perché, scusa, ma io non ho nulla da nascondere, se non essere notato mi sembra che non dovrebbe essere un reale. E poi mi sono guardato attorno, sinceramente la media era di 70 anni, e ho detto, ma figurati, quando ci vedono questi... Quindi ci hanno fermato e io invece di dire come era stato prestabilito così, mi è sembrato di dire la verità. Ho detto, stiamo andando a Lione, al convegno, al San Marino. Come hai detto quelle parole? Che è successo? Lì l'ha cominciato la nostra disavventura. Però poi dopo faceva freddo, ho cominciato a telefonare, le pressioni, cosa fate? Così, no, dipende dall'Italia, l'altro dipende dalla Francia, arrivano notizie da tutte le parti e continuano a tenerci lì al gelo. A un certo punto ho detto, guarda, c'è un signore di 86 anni che ha freddo, perché il pulmino manco riscaldava la combinazione, che ha freddo, che non so, sono due ore qui fermo, eh? Ah, se eri in grado di andare a una manifestazione a prendere freddo, può essere in grado anche di stare fermo là, non aveva da non venire. Poi siamo andati in caserma, in piena piazza di Modano, ci hanno circondati, c'erano, come siamo arrivati abbiamo visto 40-50 gendarmi pronti lì, come siamo arrivati circondati tutti in pullman, perquisito da tutte le parti, poi dentro, uno alla volta che scendevi, in piena piazza ti perquisivano. Organizza i casi.